fatto poi a casa dopo i vari lockdown, già togliermi la mascherina per parlare ora è stata abbastanza una bella esperienza, insomma. Mi presento rapidamente, ho sotto una scaletta di cose abbastanza lunga da dire, quindi volevo essere sicuro di coprire tutte le parti della mia discussione. Io innanzitutto mi presento, sono Alberto Zimino, tra di generalist, tra di artist, faccio questo lavoro da quando mi sono diplomato a 19 anni, sono quasi 47, quindi diciamo che ho un pochino che navigo nella grafica 3D. Ho lavorato con vari software, tra cui Lightwave, per lo studio Max e Maya. Recentemente sono passato a Blender per motivi che vorrei spiegare tra un attimo. Ci tengo un attimo a sottolineare una cosa, il termine con il quale mi definisco, generalist, spesso non viene recepito secondo me nella maniera migliore quando parlo nei vari forum. Il generalist non è quello che sa fare un po' tutto o il joker che viene utilizzato a seconda della necessità, è di solito una persona che ha tante competenze maturate negli anni focalizzandosi unicamente su un singolo processo, modulo di quello che sta facendo alla volta. Ad esempio, quando ero animatore per 4 anni ho fatto solo l'animatore in serie televisive e commercial prima di passare ad altro, e è anche la figura che in una azienda come la nostra riveste il ruolo di essere un po' il passaggio da quello che è il settore grafico prettamente 3D al dialogo anche dal punto di vista tecnico con i programmatori. Oggi parlo del lavoro che sto svolgendo da un anno e poco più, rappresento il lavoro nell'azienda Just Funny Games e Digital Tales, che è una sinergia di due aziende un po' sparpagliata tra Bologna, Milano e Miami. Abbiamo importanti clienti internazionali e italiani e sviluppiamo soprattutto applicazioni di videogiochi per telefoni mobili e relative all'e-learning, e oggi sono a presentare appunto il lavoro del quale mi sto occupando, che è il gioco ufficiale SBK, prodotto da Dorna, che è una grossa azienda che fa organizzi importanti eventi sportivi motociclistici, tra cui la SBK, che sono il Superbike e la MotoGP. Vado col trailer che è uscito qualche mese fa. Appunto che quando si affronta un nuovo progetto è come imbastire un nuovo spettacolo teatrale. Quando il progetto invece finisce, ci si saluta, si festeggia e la compagnia si scioglie. Questa cosa nel tempo ho avuto modo di farla mia e recepire in maniera sempre migliore. Per un'azienda questa cosa che si chiama scalabilità è abbastanza complessa, perché e dall'oggi al domani ci si trova con progetti importanti che partono o progetti che sono durati diversi mesi o anni che finiscono, e c'è comunque di fondo un problema molto grosso legato ai costi dei software come prima cosa, e questo mi ha spinto nel tempo ad investigare Blender sia per passione, molti miei colleghi
in passato usavano in altre aziende, avevano iniziato appunto a studiarlo, io non mi c'ero mai avvicinato, ma in quest'ultimo periodo, anche a fronte di tutta l'hype che si è venuta a formare dentro il software, ho deciso di investigarlo, ho visto cose molto molto belle che mi hanno fatto capire che il software stava appunto diventando maturo per quelle che sono le nostre esigenze. Me lo sono praticamente rivoltato come un calzino quando ho dovuto iniziare a studiarmelo, e devo dire che finalmente, grazie anche al mio effort, ora possiamo ritenerci aziende che al 100% lavorano con Blender. Abbiamo lasciato una licenza di 3D Studio Max in soffitta ogni tanto per fare il porting da altre vecchie applicazioni, ma rapidamente sto facendo anche un lavoro di collezionamento delle vecchie librerie e di esportazione e impostazione dentro Blender. E quando mi sono avvicinato al programma non sapevo bene cosa aspettarmi, e devo dire che una delle risorse più grandi di fronte alle quali mi sono trovato e che mi ha lasciato abbastanza di stucco è stata la community. E questa è una cosa che ci tengo a dire, sottolineare, per ringraziare Blender e la Blender Foundation, e che oggi tra l'altro anche qui a onorarci della sua presenza, perché avendo iniziato a lavorare negli anni 90, per ottenere alcuni tipi di informazioni bisognava spendere un rene, ci sarete passati anche alcuni di voi, e parlare nei forum a volte sembrava di chiedere l'oro, la gente, i professionisti non erano molto propensi a spiegarti esattamente cosa fare. Questa cosa vedo che invece in Blender è tutto l'opposto, ci sono tantissimi canali YouTube bellissimi, in italiano, in inglese, e ci sono risorse che costano anche onestamente poco rispetto al tempo, e tutta la gente e l'ecosistema che si è creato attorno a questo programma è desiderosa di aiutare i neofiti, come potevo essere io, che avevo già esperienza di prima, ma non lo conoscevo minimamente, e questo mi ha permesso in pochissimo tempo appunto di conoscere il software e di crescere con esso. E devo dire che questo passaggio di know-how da professionisti a neofiti sta accelerando in maniera incredibile, a mio avviso, il fatto che chi inizia a fare del 3D lo fa con cognizione di causa. Vedo delle cose bellissime uscire da gente che magari ha iniziato a lavorare 6 mesi fa, quando io, quando iniziai a lavorare tantissimi anni fa, dopo 6 mesi sicuramente non ero in grado di fare tutte queste cose, ci sono voluti anni. Penso che sia normale, fa parte del processo di crescita e di studio, però insomma vorrei anche quindi ringraziare la community di Blender, e penso che come la Blender Foundation è utile per la community sta alla Blender Foundation, perché spesso e volentieri dà degli apporti veramente che possono gustare il software e via dicendo. E devo anche dire che da quando ho iniziato a guardare Blender e a leggermi in maniera più assidua la roadmap, c'è dietro veramente una spinta per creare un programma che possa veramente arrivare a tutti in maniera professionale. E il fatto ad esempio dell'introduzione più recente dei Geometry Nodes, il fatto degli aggiornamenti di Python, del miglioramento dei vari tool, di tutto anche il sistema di backtracking che appunto ci hanno mostrato questa mattina, mi fa sperare che questa non sia una cosa del live del momento, mi fa proprio ritenere che questo per aziende diciamo medio piccole come la nostra, lavoro io, sia il momento giusto per fare questo tipo di passo. E oltre a questo ci metto dentro tutti i freelance ovviamente, anche tutti tutte le scuole. E questa quindi ci tengo a dire che è una cosa veramente incredibile, della quale fino a pochi anni fa assolutamente non mi sarei immaginato, e mi sento molto onorato di farne parte in questo momento della mia vita. Bene, tornando a noi, inizierei a preparare
il progetto. Allora, innanzitutto lui lo conoscerete bene, l'ho voluto citare perché penso che la tutorial, che questo tutorial della ciambella l'abbiate visto tutti, se non sapete, per voi questa immagine non significa nulla, la porta è quella. No, scherzi a parte. Blender Guru, tanti altri canali, a me sono serviti onestamente tantissimo per progredire, non sarei mai aspettato di progredire in maniera così veloce, ad esempio con Geometry Nodes, o di imparare motori di rendering complesso come Cycles, in pochissimo tempo, potrei dire in un giorno, forse due. Queste sono cose che sono impagabili e che secondo me meritavo di citare all'inizio del mio talk, proprio perché mi sembra che questa sia la sede più adatta e perché volevo rendere tributo effettivamente a tutti gli effort che la Blender Foundation ha fatto degli anni. So che non ci sono sempre stati anni facili, come capita per tutte le aziende, e mi sembrava una cosa molto bella. Rendere questo piccolo tributo sia a Blender e alla Blender Foundation in particolare, anche a tutti i professionisti e gli artisti che mettono il loro tempo e le loro competenze a disposizione di tutti. Vorrei iniziare subito ora a addentrarmi un attimo nel progetto SDK. Innanzitutto, quando si affronta un progetto di questo tipo, bisogna per forza di cose andare a dividere in moduli e macro task tutto quello che va a finire dentro la build finale. Questa cosa permette di lavorare in maniera modulare, che è una cosa importantissima. Ci tengo a sottolineare che come team non eravamo in tanti, poi siamo cresciuti, siamo calati. E questo dipende anche ovviamente dalle varie timeline che l'azienda ha e dalle direttive, perché adesso noi stiamo seguendo diversi progetti contemporaneamente. E quindi questa definizione di macro task ci serve tantissimo. Per quanto riguarda il progetto, è un progetto mobile. Quindi la prima cosa, lo so, a livello di grafici, noi la prima cosa che guardiamo ovviamente è il fotorealismo di solito, la quantità di poligoni, la quantità di texture, via dicendo. Non è che sia sbagliato, penso che sia una cosa sempre corretta da parte di noi professionisti affrontare il lavoro che facciamo con un occhio sempre vigile, sempre critico, chiedere giustamente anche online ad altri colleghi, ad altri professionisti, se quella direzione che abbiamo scelto è corretta e via dicendo. Però trattandosi del settore mobile ci sono dei costrain veramente, veramente grossi. Un po', non so se chi si ricorda l'origine del web, fare i primi siti internet era veramente dura per fare cose accattivanti. Mi sembra di rivivere lo stesso periodo adesso che lavoro appunto per il real time, per il settore mobile. Questo perché un gioco di questa importanza doveva garantire, deve garantire l'accesso anche a dispositivi molto vecchi, soprattutto Android. Android si porta dietro, a seconda delle varie implementazioni, delle varie marche, parecchi problemi che un po' alla volta abbiamo dovuto scavalcare, ma comunque avere questi macro task ci ha permesso di capire che cosa avrebbe impattato maggiormente sulle prestazioni. Abbiamo naturalmente suddiviso tra i due dipartimenti per i quali che occorrono per il progetto, che è quello dell'art e quello della programmazione, e abbiamo iniziato a catalogare con un certo ordine tutte le cose che avrebbero impattato maggiormente appunto sulle performance. Di tutte queste cose che vedete ce ne sono due o tre che sono veramente punti cruciali, che hanno richiesto parecchio know-how e parecchie ore di sviluppo. Sono il Physics Engine per creare
e far interagire la moto in maniera corretta col terreno e soprattutto il sistema di AI, di intelligenze artificiali, che vanno programmate per i concorrenti con i quali si corre. Oltre a questi ci sono altri comunque task che sono stati importanti per la riuscita del progetto, anche appunto su telefoni un po' più datati, che potevano ad esempio essere il sistema di shading, sul quale verrò tra poco, e la differenziazione tra asset di tipo dinamico e di tipo statico per quanto riguarda l'impatto sul singolo drone. Allora, innanzitutto ci tengo a dire che noi abbiamo effettivamente lavorato in compartimenti stagni. Il progetto l'abbiamo portato avanti contemporaneamente, partendo ad esempio a livello grafico col blocking delle piste, con il modello di una singola moto, con un modello neanche texturato e neanche animato del singolo pilota, come si fa in tutte le aziende, e in questo modo abbiamo gettato i vari tasselli, le varie basi sulle quali costruire tutto quello che è venuto di conseguenza. Il progetto è tuttora in via di sviluppo, ci saranno delle release successive, è uscito da poco il gioco, ma stiamo già lavorando sulle nuove release, dove oltre ad aggiungere degli autodromi che ora nel campionato non c'erano e verranno invece aggiunti perché ci sono entrate delle nuove piste nel campionato, andremo anche a cercare un miglioramento della grafica. La grafica l'abbiamo dovuta addirittura downscalare perché, come vi dicevo, gli engine fisico e le AI hanno impattavano talmente tanto dai nostri primi benchmark che ci eravamo abbastanza preoccupati, abbiamo giocato molto molto sulla difensiva, abbiamo preferito non modellare tante cose, utilizzare degli atlas abbastanza grandi dove raggruppare tutte le texture perché è molto più veloce da caricare rispetto ad avere tante texture piccole ad esempio. E quindi il fatto però di sapere che abbiamo lavorato sulla difensiva mi dà anche modo mi ha dato modo nel tempo, insomma, di essere più confidente adesso che le cose che stiamo facendo verranno via via migliorate, anche perché alcune in realtà le abbiamo già. Per quanto riguarda un gioco di questo tipo, essendo per il settore mobile si va su Unity, nulla da dire contro Unreal Engine, che adoro, la adoriamo tutti ovviamente, però non è ancora maturo per questo tipo di lavoro, e inoltre i dev che lavorano in Digital Tense, Just Funny Games, sono veterani comprovati di Unity. E abbiamo riscritto parecchie parti ad hoc nel tempo, ne parlerò dopo, però ad esempio la parte di shading, alcune cose sulle probe, sulle lightmaps sono state migliorate, integrate da noi. I post effects, che ad esempio adesso sono stati rimossi perché davano troppi problemi, e stiamo riscrivendo da zero il nostro sistema e verranno integrati il prima possibile. Comunque queste cose sono stati punti salienti che non è che ci hanno messo in crisi perché ce l'aspettavamo, ma hanno richiesto parecchio tempo di sviluppo. Un'altra cosa che ha giocato un ruolo fondamentale, che ha richiesto tantissimo tempo, sono gli addressable, che è il fatto di poter scaricare la versione core del gioco e poi scaricare a pezzi gli ulteriori moduli, come ad esempio i nuovi circuiti e altre feature che vengono introdotte solo in certi punti del gioco. È stato fatto un lavoro di fino, in maniera molto competente, e il gioco ora comunque funziona effettivamente, viene giocato anche su device abbastanza vecchi, una cosa che comunque ci fa, diciamo, ci ha reso abbastanza contenti, anzi molto contenti, perché è stato un bel traguardo. Quindi, per quanto riguarda il team del quale sono a capo io, il reparto grafico, innanzitutto ho
suddiviso il lavoro in base un po' alle professionalità maggiori dei miei colleghi che conosco molto bene. In alcuni momenti siamo stati anche aiutati da dei junior, mi sono occupato di creare dei video interni anche per spiegargli come volevo le cose, come dovevano funzionare le cose all'interno di questo lavoro. In questa prima fase parlo tantissimo con i miei colleghi dev perché prepariamo già un documento che getta le basi per tutto il progetto, ad esempio decidiamo già il sistema delle cartelle, il namespacing che è importantissimo, e tutta una serie di feature e di cose che verranno integrate ma che già di default hanno una loro precisa linea e modo in cui vengono create. Per quanto appunto ho suddiviso il più possibile in compartimenti standard proprio la grafica, proprio perché io sono sempre stato full time sul progetto con altri miei colleghi, ma a un certo punto sapevamo che sarebbero entrate altre commesse, qualcuno poteva darmi una mano, altri continuare con me, avevo necessità, sapevo in futuro, di ripartire il lavoro in maniera differente, quindi ho messo su tutto un insieme anche di collezionamento, del backtracking e via dicendo, ovviamente assieme anche ai dev, in modo da poter seguire questa cosa molto da vicino. Per quanto riguarda tutte queste parti che vedete, ci sono effettivamente diversi punti salienti che ho affrontato e dovendo iniziare ad affrontarli con Blender, ho dovuto cimentarmi per forza con un nuovo software, mi sono dovuto barricare in casa, per fortuna era tempo di lockdown, non c'era niente da fare, e mi sono dovuto mettere sotto per studiare a fondo Blender. La cosa più importante è di mettere un nuovo software in una pipeline che era già consolidata, io adesso lavoro in quella ditta da 10 anni ed esistevano già prima le due realtà, dicevo, la difficoltà di mettere un nuovo software in una pipeline è l'incertezza di alcune tematiche, di alcune proprietà, di alcune cose che si possono andare a fare. Sapete benissimo che tutti i software hanno determinati bug, è endemico del fatto di creare un software. Ci possono essere dei workaround differenti da quelli ai quali siamo abituati. Questa è una cosa che non può permettere all'operatore, al professionista finale, di perdere tempo, quindi io dovevo essere estremamente sicuro di arrivare puntualmente ad avere la soluzione. E da questo punto mi fregio anche di essere un generalist perché cerco sempre di capire al meglio, almeno per quello che mi consentono le mie capacità, se non me lo consentono mi formo, mi faccio formare da qualcun altro, cerco sempre di capire al meglio il lato tecnico di come funzionano le cose. E cerco sempre di avere la risposta il più possibile, non perché certo voglio l'ultima parola, perché quando si lavora non si può rischiare di perdere tempo, siamo sempre in corsa, lo sapete tutti lavorando. A questo punto ho deciso di formarmi maggiormente sulla programmazione, perché penso che conoscere lo scripting, il linguaggio con cui ho creato un programma sia la cosa migliore per andare a conoscere meglio il core design e anche per capire qualora ci fossero dei problemi, come poter andare a cercare il modo per risolverli o come ad esempio creare dei tool per velocizzare il lavoro, cosa che raccontava anche prima Ale e che io assolutamente consiglio di fare a chiunque. Per quanto riguarda il mio ingresso nella programmazione, devo dire che io prima avevo pochissima esperienza di programmazione, conoscevo un minimo di logica condizionale ai tempi di quando andavo al liceo poco dopo con Flash. Avevo fatto qualche tool in 3D Studio Max con Max Script, ma erano tutti, diciamo, codici che andavano a prendere programmi preesistenti e in maniera automatica mi velocizzavano il lavoro, non era proprio programmazione, con l'intenzione di creare dei veri e propri tool. Devo dire che con Blender invece ho cambiato un po' il mio modo di ragionare,
ho avuto un aiuto veramente enorme dalla community. Mi sono accorto che a quel punto le mie nozioni di matematica, ad esempio, erano molto scarse. Io, diciamo che quando andavo a scuola la matematica non mi è interessato nulla, e ho capito che avrei dovuto quindi studiare un po' di calcolo vettoriale, trigonometria, cose del genere. Mi sono messo nei vari siti, ci sono siti inglesi, italiani, che ti spiegano proprio dalle basi queste cose, poi andando anche nei vari forum di Blender viene fuori il mondo, e a me mi si è aperto proprio un intero universo che mi ha totalmente assorbito in quest'anno ormai anno e mezzo. E con questa consapevolezza ho deciso di droppare tutti gli altri software, appunto, per passare a Blender. L'unica cosa di tutte queste voci che vedete, effettivamente ci sono cose che hanno richiesto più o meno tempo. La cosa che non mi sarei mai aspettato, perché forse a livello professionale o tecnico siamo più concentrati su altre cose, la cosa che ha richiesto più tempo è stata il texturing dei piloti e delle moto. In gioco, proprio nel campionato SBK, si possono scegliere un'infinità di moto, ciascuna col suo pilota, e i piloti hanno quasi tutte delle livree e delle tute custom. Per quello ancora non me la sono sentita di passare a Blender, cosa che invece mi sento quasi pronto per fare ora. Per quello abbiamo usato i projection tool di Substance, che sono molto veloci e le abbiamo applicate molto in fretta, ma nonostante tutto è stato il lavoro più lungo di tutti, proprio perché c'era tantissimo bisogno di personale, di potenza di fuoco da quel punto di vista. E per quanto riguarda invece alcune cose tecniche, noi abbiamo i circuiti, l'environment, abbiamo deciso di tenere tutti i building e i circuiti molto low poly per avere un po' più di poligoni a disposizione per le singole moto, per il pilota ha un'unica istanza che viene ripetuta dappertutto, e cambiando ovviamente la texture. Abbiamo usato in maniera spasmodica le istanze, abbiamo tutto un sistema che trova un attimo booster di, per aggiungere prop con un materiale apposito e l'istanza dentro Unity, in maniera che vengano utilizzati realmente con un'unica chiamata e spawnati dappertutto dentro la scena. Questo ci ha permesso e ci sta permettendo nel tempo, anche guardando i nuovi circuiti che stiamo costruendo, ci ha permesso di creare un po' più di dinamica, e nonostante fossimo legati ad avere una grafica che ovviamente non potremmo mai fare un porting di una roba del genere per PC, ma che comunque fosse funzionale per il nostro progetto, stiamo facendo comunque un gioco mobile, e quindi in questo caso direi che è tutto quello che abbiamo raggiunto. Una considerazione è quella che ho sul post effect. Come stavo dicendo prima, i post effect di Unity permettono di raggiungere una gradevolezza maggiore per la scena finale. Li stavamo utilizzando e abbiamo dovuto dropparli improvvisamente perché assolutamente non andava bene il supporto su alcuni telefoni, non avevamo ancora modo di ripulire completamente tutto il codice perché il progetto era in divenire ed era un progetto veramente lungo, e quindi abbiamo optato per la scelta più veloce, che è stato droppare il post-effect, del quale mi rammarico. E comunque, come dicevo, stiamo riscrivendo un sistema nostro che funziona all'interno di Unity in maniera molto più leggera dai benchmark. Sono convinto che prossimamente potremo finalmente rimetterli dentro. Procedendo, questo è come abbiamo organizzato il nostro sistema di file versioning. È una cosa molto importante. Abbiamo per l'art una repository locale fatta con SVN. In SVN abbiamo il supporto per i file di grandi dimensioni, che è una cosa che Git ha aggiunto recentemente, ma dai nostri test non stava funzionando correttamente, ci dava comunque una gran quantità di problemi. SVN ha
invece per questo tipo di cosa ha sempre funzionato perfettamente e ci permette anche di tenere non solo delle brand separate, ma proprio di tenere un server separato solo per i file di authoring, è stata una cosa ottimale. Io mi sono dedicato alla progettazione dei circuiti, alla modellazione di molte moto e ovviamente di prop e quant'altro, ma a un certo punto per velocizzare il lavoro è stato necessario dare un'accelerata per dare questa spinta, appunto è tornato molto molto comodo Python. E poi a un certo punto, quando poi finalmente sono arrivati i geometri Node in maniera più un po' più dettagliata, un po' più matura, ho iniziato a investigare molto a fondo quelli, perché comunque qualche conoscenza di lì ce l'ho dal passato, e ho visto che una volta compresa la filosofia che ci stava dietro riuscivo in maniera molto più veloce rispetto allo scripting, anche perché non rischiavo di fare degli errori di tipo, cosa che mi capita spessissimo, non so voi, e riuscivo molto velocemente a creare dei tool che i miei colleghi potevano usare immediatamente, tanto c'è tutto scritto dentro lo stack, è quello che l'utente si può aspettare per quanto riguarda il tool. Inoltre i geometri Node all'inizio non capivo bene questo vantaggio, anzi ero un po' contrario al fatto che fossero interpretati come dei modificatori. In realtà è una cosa molto bella, perché noi possiamo utilizzare i geometri Node e metterli a cascata direttamente dentro insieme ad altri modificatori per creare la pista. Ad esempio usiamo soprattutto lo Shilling Drop anche noi, per ovviamente i soliti snap, per agganciare la spline iniziale e tante altre cose al terreno. Poi possiamo mettere i geometri node, aggiungere eventualmente ulteriori modificatori, mettere altri geometri node che fanno altre cose. Nel tempo, ad esempio, mi sono abituato a creare l'UV in maniera procedurale. Ho iniziato, prima di arrivare subito ai geometri node, ho iniziato dal shader di Blender, e avevo imparato appunto come calcolarmi l'UV in maniera automatica per velocizzare il lavoro su molte parti del progetto. E nei geometri Node, quando creo la pista, tra un po' vi faccio vedere, ho un tool che mi crea in automatico la pista a partire dalla spline. Questo processo lascia dei vertici sovrapposti che ho bisogno di mergiare. E vado a mergiare i vertici e le UV completamente vengono distrutte. Questa cosa di avere appunto i geometri node nello stack del modificatore è perfetta, perché a me semplicemente basta far uscire la mia pista finita con tutti i vertici sovrapposti e gli attributi per le UV, creo un ulteriore geometri node, ci metto dentro solamente il merge dei vertici e funziona tutto perfettamente. Posso convertirlo dopo in mesh fisica e arriviamo al prodotto finale. Come potete vedere nella cartella di ASPN, Art Tool è dedicata a me, li faccio solo io per ora, e lo uploado nella cartella, e quando i miei colleghi scaricano localmente il contenuto della cartella, i tool sono tutti a loro disposizione nella versione più recente e già pronti per l'uso. E questa cosa ovviamente è ripartita per tutti gli altri settori, dovendo lavorare in più persone sullo stesso progetto a noi ci serve il versioning, e soprattutto il versioning per file, perché andiamo a rischiare di corrompere cose fatte da altri utenti, da altri operatori, e quindi ci salviamo da tutto questo insieme di, diciamo, di rischi che vengono fuori. Nella repo ASPN abbiamo tutti i software grafici, tutte le risorse grafiche, anche le reference, perché ovviamente non vogliamo appesantire con spazzatura inutile la repo degli sviluppatori, obbligare a scaricare giga e giga di roba. A questo punto l'operatore finale ha come compito quindi di scaricare la repo da ASPN, lavorare sui suoi progetti, creare nuovi file, uploadarli su ASPN, e invece
Per quanto riguarda la build finale, deve esportare esclusivamente le mesh e le texture nella branch dove gli sviluppatori procedono con la loro programmazione. E noi usiamo il formato FBX, che è quello che si è rivelato vincente poi anche sotto tutti gli altri software, non abbiamo bisogno di nient'altro. E di solito spuntiamo appunto le impostazioni per applicare le trasformazioni, cose del genere, ma per il resto andiamo via lisci con quel formato e tra l'altro ci possiamo portare dietro anche le animazioni. E invece la repo JIT è un po' più complessa, abbiamo una sola branch dove viene studiata, dove è stata implementata l'AI, dove è stata testata. E dentro questa, da questa branch poi andiamo in un'ulteriore branch che è quella che vedete lì in mezzo del repo branch, lì viene scritto tutto il codice che successivamente poi andrà a subire differenti revisioni ed essere ripulito il più possibile. Abbiamo il caricamento degli audio asset e di tutti i tool di Unity. Noi contemporaneamente il tool che faccio io in Blender, un altro mio collega prepara dei tool di Unity, ad esempio come vi dicevo per gli stancing io ho tutti gli oggetti duplicati dentro Blender, se li andassi a esportare diciamo 100 oggetti in Unity risulterebbero 100 oggetti, in Blender ho fatto uno script che mi butta via tutte le geometrie e esporta solo le matrici di trasformazione, dentro Unity viene spawnato una volta sola e istanziato con un materiale con uno shader apposta questo prop, e quindi anziché essere calcolate effettivamente 100 geometrie sono calcolate una geometria dislocata in diverse posizioni. Vedete che il collider ha una parte centrale perché comunque vanno testati più e più volte direttamente da chi si occupa delle AI e anche da chi sviluppa il gioco. E come potete vedere nella lista finale si occupa dell'esportazione di tutta la grafica, l'operatore che ci sta lavorando sopra. In questo modo sono riuscito a gestire in maniera abbastanza precisa i conflitti che potevano venire fuori tra i diversi operatori e finalmente quando il progetto ha passato la parte di codice, il modulo ha passato la sua apposita revisione, si va nella build finale, facciamo diverse build, alcune interne per noi, altre che deliveriamo per il cliente, per il beta tester. In tempi di Covid avere una solida un solito sistema di messaging è stato vincente. Noi abbiamo lavorato in questo periodo negli ultimi 2 anni tutti da casa, in città diverse, in paesi diversi, abbiamo quindi attivato diversi programmi online che esistevano già molto famosi e abbiamo cercato di adattare il più possibile alle nostre esigenze, quindi potete vedere che usiamo dei server Discord per le chat interne, per fare per confrontarci, per parlare, e inoltre c'è un ulteriore Discord server proprio per il marketing e per i beta tester e gli early access che ci danno continuamente il loro feedback e la loro segnalazione dei bug. Questa cosa viene riportata su Smartsheet, è visibile da tutti, e su Smartsheet abbiamo anche la timeline intera del progetto. Invece in Google Drive avevo bisogno di un po' più di granularità per quanto riguarda il backtracking, quindi ho fatto un sistema a leggenda colorata dove sono andato poi a mettere dentro anche delle immagini, dei video e a scrivere anche in maniera più dettagliata quali potevano essere i problemi, e per questa cosa abbiamo ottenuto una lavorazione abbastanza pressata ma anche senza determinati errori. Ora vi faccio vedere questo.
Allora, questo è un progetto che è entrato mentre noi eravamo in corsa, o potrei dire stracorsa, è entrato questo progettino, e, che è, si chiamava Un picnic mostrafiato, che è stato commissionato da RC House di Bologna, ed è l'adattamento di un libro gioco che già esisteva, con i personaggi dei quali abbiamo dovuto totalmente clonare il character design e il mood grafico, e funziona in VR, e è tutto rimasto molto molto semplice, un po' perché era un progetto da fare in pochissimo tempo e un po' perché era dedicato a bambini molto piccoli, e tratta è un progetto che si colloca all'insieme dell'insegnamento delle scuole e in altri siti per quanto riguarda la salute, e fa vedere come dei personaggi prestano soccorso a un loro amico che durante una festa viene colto da infarto. Speriamo che i bambini non ne risentano. Scherzi a parte, ma interessava farvi vedere questa cosa perché questo progetto è stato veramente fatto quando già eravamo pieni fin qua di lavoro. E si trattava di rigare tutti quegli animali che avete visto e di modellarli, li abbiamo modellati io e soprattutto un altro mio collega, e io ho dovuto rigarli tutti, e per farlo avevo a disposizione una settimana, anche meno. Allora io ho competenze di rigging perché ho fatto dei corsi abbastanza avanzati della Gnome anni fa su Maya, e mi ero fatto un corso su Max, ma sinceramente in Blender non l'avevo mai messo neanche un osso, perché non pensavo mi sarebbe servito se non per il motociclista, appunto. E mi sono trovato di fronte allo scoglio che dovevo imparare come rifare le cose che già conoscevo in un media completamente nuovo. Anche qui la community è stata fenomenale, c'è un intero canale, volendo anche una guida a pagamento, ma per uno che è un po' skillato, anche solo il canale gratuito YouTube è perfetto. Ho potuto imparare Rigify. Una cosa che ogni tanto mi fa un po' strano, devo dire, ma immagino che sia per non far perdere troppo utente, è che Blender ha un'infinità di add-on già interni che fanno delle cose bellissime, ma non sono attivi di default, e quindi uno va con la manina riattiva, impara a usarseli, e veramente a volte gli accelerano il lavoro in maniera incredibile. Anche solo Loop Tools, ad esempio, lo conoscete tutti, però anche solo vedere che posso prendere dei vertici su una faccia e fare un cerchio anziché usare un'operazione booleana per estrudere un cilindro, fare una forma circolare che si intersechi in un'altra senza usare le booleane, che personalmente non uso praticamente mai perché fanno schifo in tutti i software, perché non è il modo di modellare, secondo me, e a meno che appunto non sia di fretta o abbia bisogno di creare dei dettagli particolari. E una volta, un po' alla volta, sono venuto a conoscere appunto tutti questi add-on, e Rigify per me è stato fenomenale, avere la possibilità di mettere un rig già finito dove mi posso scegliere già la gerarchia di ossa che voglio, ad esempio per creare una mano, oppure la gerarchia di ossa per un braccio, la spina, la coda, e via dicendo. Faccio click, se ho messo tutti i nomi corretti già mi funziona un rig che somiglia a uno custom, come potrei fare io, a qualche limite, è vero, rispetto magari ad altri tipi di rig, ma si può comunque lavorare. Io sono riuscito a veramente a stare nei tempi, anzi ho finito in anticipo, mi sono anche stupito perché sono dovuto mettere anche dentro un giorno e mezzo per imparare a usare il rig, e quindi anche ho voluto inserirlo proprio perché senza Rigify credo che questo lavoro così in cosa non sarei riuscito a portarlo a casa. Questo invece rapidamente è il primo tool che ho creato con Geometry Nodes. Innanzitutto questa Blender GIS non l'ho fatto io. Innanzitutto volevo far vedere un po' del nostro workflow, entrare un po' più dentro come faccio le cose. Con Blender GIS
mi scarico direttamente dentro Blender una porzione di territorio che contenga una parte abbastanza ampia dove c'è dentro magari l'autodromo. Posso andare su Google Earth, prendere latitudine, longitudine, riportare dentro Blender GIS e mi posiziona esattamente in quel punto della mappa mondiale. Da Blender GIS scarico le mappe dai server Google o dai server della Marina, quello che è. E non hanno una risoluzione grandissima perché mi sembra che ogni mappa vada su square che hanno lati di 30 metri, ma comunque per quello che devo farci io dentro le autodromi mi vanno più che bene. Scarico eventualmente mappe aggiuntive a risoluzione più bassa dove vedo più nel dettaglio tutta l'ambientazione intorno. Questo altro autodromo è Mandalika, lo vedete che ancora su Google doveva finire di essere costruito ed è abbastanza piatto, ce ne sono altri che hanno una marea di montagne, e quindi io in questo modo ho un'idea chiara di dove e come andare a creare la mia spline per poi ricostruire tutto ovviamente manualmente o con il tool che ho preparato per fare la pista finale. Vedo che tante volte, ancora oggi, molte persone anche sui forum chiedono come si fanno a scaricare le mappe da Google. Alcuni citano effettivamente RenderDoc, che ho testato anch'io, ma secondo me Blender GIS batte tutti gli altri metodi perché mi permette di rimanere direttamente dentro Blender, mi fa scaricare anche a volte per i soldi dei palazzi e delle strade. L'unica cosa è che quando vado a creare la spline, come vedete adesso, agganciandomi con lo snap e dopo mettendoci lo shrink wrap al terreno, il risultato finale quando vado a misurare la spline è un po' differente rispetto alla realtà, cioè i metri, la lunghezza della spline differisce da quella che dovrebbe essere la lunghezza dell'autodromo nella realtà. Per noi non va bene perché dobbiamo avere dei tempi tutto sommato reali quando giocate al gioco, e quindi vado a misurare la spline 2-3 volte, scalo tutto insieme a mano e poi frizzo la scalatura e viene uno scarto di pochissimi metri che va benissimo per il tipo di gioco che stiamo facendo. Però questa è una cosa che mi ha accelerato molto il lavoro ed è per di più un tool gratuito che io consiglio a chiunque necessiti di scaricarsi o impararsi. Ok, passato Blender GIS, volevo appunto farvi vedere come creavo la spline. Questo invece è il tool che ho creato. A partire da una spline che può essere una curva o può essere una mesh, lui va a crearmi già l'asfalto del tarmac, dei bordi laterali che poi vengono mappati come cordoli e un ulteriore bordino esterno che utilizzo a volte di fianco al cordolo. Ci sono delle fognature, delle porzioni di erba differenti, soprattutto a volte delle porzioni di cemento verdi, e quindi in maniera automatica vado a fare questa cosa. L'operatore può scegliere può scegliere la larghezza, ad esempio, come potete vedere, della strada per andare a trovare le misure che poi sono quelle corrispondenti alla realtà. E questa è stata la prima volta che mi sono avvicinato in maniera un po' più pesante alla creazione del D in maniera del tutto procedurale. Ho la necessità di farlo perché per creare i cordoli e mapparli è veramente una cosa tediosa e lunga, e questa è una cosa che invece mi accelera tantissimo nel lavoro. Poi in un secondo momento, volendo, posso applicare un ulteriore modificatore shrink wrap per agganciare il risultato finale nuovamente al terreno. I terreni che usiamo per l'autodromo sono comunque abbastanza rilassati, nel senso non hanno dei picchi esagerati nella modellazione a livello di saliscendi. Cerchiamo di far tutto in maniera molto graduale perché in questo modo riusciamo a tenere l'engine di fisica abbastanza semplice e che faccia cose abbastanza prevedibili senza fare ad esempio volare via le moto, cosa che un motore di fisica ad esempio su PC che è più performante, sarebbe un po' più dettagliato, ci permetterebbe di avere un po' più di dettaglio. Ad esempio i cordoli ora li vedete piatti, poi nella versione futura, finale, ho già preparato la versione del software che vi
fa anche un po' più rialzate. Adesso questo tipo di cose non riescono a gestire benissimo a livello di fisica molti telefoni Android. Come vedete la ragnatela del geometrino, di questo geometrino è abbastanza lunga e ci sono diversi sottogruppi, perché anche qui ho cercato sempre fin da subito di lavorare in maniera modulare, in modo che da un'altra scena o dalla libreria mi carico un determinato nodo che ho fatto io, che so cosa fa, sono quel pezzo di codice, lo collego e vado ad alterarmi il tool creandone uno completamente nuovo che fa un'altra cosa. Una considerazione finale per chi si mette a studiare il geometri di node e volesse arrivare a questo tipo di risultato. Qui non c'è solo la difficoltà di creare le UV procedurali, c'è un ulteriore workflow che permette di arrivare al modello finito, convertito in geometri, che possa leggere le UV che, uscendo dai geometri di node, sono dei semplici attributi che le possa leggere come veri. In questo pannello qui, vi faccio vedere, c'è un menu che si chiama attributi. Questi attributi sono quelli che vado a definire nelle opzioni del geometry node, e questo attributo va collegato al posto dell'entrata dell'UV dentro il materiale, altrimenti non vedete il materiale mappato con l'uscita dei geometry node. Una volta che l'oggetto è stato convertito in mesh, si fa tasto destro sull'attributo nel pannellino di Blender e gli si dice direttamente di convertirlo e di generare l'UV. A quel punto potete togliere l'attributo dal materiale e ve lo trovate direttamente come sotto forma di UV. Questa è una cosa che l'ho dovuta scoprire tutta da solo, perché non c'era nessuno che me l'ha saputa spiegare, anche dei luminari che ho contattato. E a forza di guardare, di prove, ho capito un po' dove potevano essere i problemi. E non so come, devo aver avuto la fortuna di cercare forse la parola chiave giusta nella guida, non so, ho trovato come si convertivano appunto gli attributi, e questo è stato veramente una cosa fenomenale, sapere da neofita che potevo crearmi l'UV in maniera procedurale dentro, direttamente dai geometri node, e trasferirli a una mesh finita che poi, una volta importati in lui, deve per forza leggere delle UV, perché a quel punto gli attributi di Blender non verrebbero esportati. Ho fatto ulteriori sistemi, sempre per i miei colleghi. Questo è un sistema defense. Diciamo che con questo tool parto da una spline, di solito mi ricavo il bordo della pista dove devono andare le fence, che sono le griglie, le ringhiere, i guardrail, i muretti e via dicendo. Mi appunto seleziono il bordino, questo bordino con P lo stacco, dopodiché applico subito il geometry node e posso creare appunto la ringhiera, posso prendere degli oggetti e esponarli lungo il percorso in maniera corretta, che ruotano in base appunto alla tangenza della curva, e posso decidere se aggiungere o no i guardrail, posso anche aggiungere murette e guardrail che hanno una lunghezza iniziale e finale minore rispetto alla spline complessiva, posso decidere se avere o no i paletti all'inizio e alla fine, perché magari in quel punto ci deve andare un cancello e si intersecherebbero le geometrie. E anche questa cosa, quando l'esporto, avrò la parte di fence che viene esportata appunto come geometria, la parte di guardrail anche, ma ad esempio tutti i paletti vengono rimpiazzati da dei paletti definiti prop, che sono nella libreria comune dentro Unity, e vengono istanziati. E l'unica cosa che vorrei dire su questa cosa è che per fare le fence dentro Unity, a differenza di quanto si pensi, avere diciamo dei sistemi tipo Carbo, cioè sono dei piani mappati con un canale, con una texture con canale alfa per fare la trasparenza, il pensare comune è che il cutout sia la versione migliore. Dentro Blender e per tutti i benchmark che abbiamo fatto, e poi nel tempo abbiamo visto che anche nella guida un po' hanno iniziato a scriverlo anche in alcuni forum, ma prima questa cosa non si sapeva, l'alpha blend, che tra l'altro permette di essere un po' più sfumato al canale alfa, quindi il risultato è anche un po' migliore, funziona ed è molto più performante per le GPU dei telefoni, quindi ben venga. Questi materiali sono già tutti pronti dentro Unity,
sono serati tra tutti i circuiti, a noi basta solo dentro Blender avere il nome del materiale corretto. Notate ad esempio questa parte qui, il verde è erba, il grigio è asfalto, a me basta solo che il nome di quelle porzioni di terreno siano corrette, perché dentro Blender abbiamo riscritto completamente l'Uber Shader, dentro Unity scusate, abbiamo scritto tutto l'Uber Shader per fare in modo che fosse più performante e per poter aggiungere alcune feature sul materiale base che volevamo. Una è stata questa, grazie al Screen Space Mapping siamo riusciti in questo modo a evitare il problema di creare l'UV dentro Blender. Il materiale si adatta in automatico alla porzione di terreno, che può essere appunto erba, cemento di un certo colore, via dicendo, o altri tipi di terreno. Abbiamo scaricato un set di mappe da Megascans o da altri siti che abbiamo pagato, gli applichiamo quelle mappe. Non possiamo usare sempre tutto il massimo della potenza di fuoco delle mappe PBR, perché veramente siamo limitati dalle prestazioni, abbiamo dovuto togliere delle normal map, abbiamo dovuto togliere alcune volte la roughness e via dicendo, o meglio la grossness dentro Unity. Però almeno questa parte di lavoro viene fatta molto molto in fretta e il risultato è uniforme, cosa veramente importante perché ci lavoriamo in diverse persone, il risultato è unico tra tutti i circuiti, che appunto facendo un progetto di grandi dimensioni, soprattutto modulare anche a livello di grafica, è una cosa molto importante. Poi a partire dalle mie conoscenze, dopo è stato tutto in discesa, ho creato altri tool per spawnare. A me non mi è mai piaciuto, sono sincero, la Ray di Blender lungo anche una curva, mi dispiace, ahimè. Su altri programmi devo dire che mi trovavo molto meglio, mi sono rifatto tutto il sistema con Geometry Node. La parte più complessa a volte è fare in modo che la Z punti sempre verso l'alto, come anche quando la spline degrada lungo il terreno, come ad esempio nel caso delle fence, o come in questo caso avere che tutti i lampioni, come potete vedere, possano essere ruotati in maniera randomica oppure ruotino in maniera coerente con la curvatura della spline. Sono tutte cose che, come vi ripeto, le mie conoscenze di matematica non credevo me l'avrebbero permesso, perché non ce le avevo. Poi in realtà dopo che mi ci sono messo ho iniziato a capirle e sono riuscito anche a integrarle. E questa cosa dell'array è stata anche la prima cosa che ho studiato a livello di Python. Infatti ho ancora un vecchio script che funziona per la 2.93, dove posso effettivamente selezionare un oggetto, spawnarlo con una piccola interfaccia in Python lungo la spline e decidere come ruotare gli oggetti a mio piacimento all'interno lungo la spline. E ho sempre trovato questo metodo molto utile. Altri script per spawnare le cardboard delle persone in maniera un po' randomica, per spawnare le tribune, perché quando ci vuole due giorni solo per mettere tutte queste cartoline con i personaggi lungo il percorso, volevo accelerare assolutamente questo procedimento. Prima lo facevamo con il painting e con le particelle, come si vede, come conoscerete da tantissimi tutorial. Questo ha due problemi, questo approccio. Il primo è che a volte le particelle si compenetrano tra di loro e poi non avete il controllo totale di dove va a finire la roba, quindi per contro mi venivano degli assemblamenti di persone dove non mi servivano, magari dietro un albero, e facevo molta fatica a disporli dall'altra parte. Poi dovevo prendere un pezzo di terreno, suddividerlo tante volte per poterlo spennare meglio e cancellarlo, tutto workaround abbastanza complicato. E a questo proposito mi viene sempre in mente un paper che lessi tantissimi anni fa del primo Field Day Sage, per creare ad esempio una foresta, le direttive che venivano date subitamente ai grafici erano: fate una foresta con milioni di alberi, bastano pochi alberi posizionati in gruppi, fatti bene, nella posizione giusta della composizione, e il risultato è lo stesso ed è anche migliore.
questa è una cosa che a livello di environment, noi che facciamo environment, di environment artist dovrebbero sempre tenerla in mente, perché è anche una cosa che serve per creare una bella composizione finale, limitando l'utilizzo delle risorse. Per noi è una cosa fondamentale, non c'è bisogno che lo dica. A questo punto, una schermata con scritta a caso, non mi ricordo che è scritta, dentro Blender, in Python. Python lo utilizzo ancora per delle utilità di ripetizione di alcune cose, ad esempio il già citato problema che quando appendo oggetto e porto la roba dell'FBX i materiali mi riduplica, se hanno lo stesso nome, mi mette .001, .002, che mi rompe completamente tutto quello che viene fatto all'interno di Unity, e quindi in automatico vado a cancellare tutti i materiali inutili e a metterli tutti con la convention corretta, e ho fatto tutta una serie di altri script per aggiungere e rimuovere i modificatori in maniera selettiva che ci servono, e tutti insieme di altri utility. Diciamo che il Python rispetto ai geometri node ha il vantaggio che ci permette di accelerare in maniera molto veloce e alcune cose, questo è già stato detto, ci tengo a ribadirlo anch'io, tra l'altro è molto semplice impararlo seguendo i tutorial giusti, perché Blender mi fa vedere i comandi e le opzioni che state utilizzando in tempo reale, e a quel punto mi basta conoscere un po' di logica della programmazione e diventa a volte proprio un gioco da bambini, altre volte proprio complesso, ma ben venga la complessità, no? Altrimenti nessuno ci pagherebbe, saremmo tutti a spasso. Queste sono altre cose che ho fatto, poi ho finito. Ovviamente uno non parte dai geometri node facendo un progetto così grosso, uno parte dagli shader, dai nodi più semplici, quindi vedete avevo iniziato a fare un mondo procedurale, questo lo voglio portare avanti, delle piante procedurali, avevo anche provato speed tree e altra roba, ma anche treat che è gratuito, ma non posso assolutamente integrare alberi così complessi ora, per adesso abbiamo anche un sistema di carte a croce con un shader però apposito. Invece qua sotto è interessante, c'è questa città fuori procedurale, questo lo voglio finire e magari lasciare gratuitamente, anche solo perché ci ho perso del tempo. Con di mezzo invece finalmente, dopo diverse prove, sono riuscito a fare il placement adattivo lungo una curva che mi servirà per cancellare la geometria inutile nelle parti rettiline, ad esempio delle fence o comunque in altre condizioni, in altri tipi di tool, mi serve avere comunque l'adattività della geometria che vado a creare, proprio perché così mi evito ulteriormente il passaggio di doverlo fare a mano, che è una cosa abbastanza lunga e tediosa. E queste sono le grafiche interne che ci tenevo a far vedere, che le ho preparate in pochissimo tempo, sono direttamente screenshot presi da Unity quando avevo ancora potuto utilizzare i post effect. E come vi stavo dicendo, li sto appunto ricreando. Li stiamo ricreando a livello proprio di core design dentro Unity, droppando il suo sistema tradizionale di fare post-it. Grazie.